Il primo maggio è un giorno di festa e di riflessione, né da oltre un secolo è sempre stata una giornata di lotta, di mobilitazione, di grandi incontri con la gente, di manifestazione popolare, di comizi, di gare sportive nei quartieri. Da qualche anno tutto questo non avviene più, però il primo maggio va ricordato anche per tutte le lotte che i lavoratori anche nella nostra provincia hanno portato avanti. Per ricordare significativamente tre momenti: negli anni 50 la lotta delle lavoratrici e delle raccoglitrici di ulivo, poi le tabacchine, poi la lotta del caporalato, la lotta dei coloni. Questi quattro momenti sono importanti per ricordare cos'è stata la lotta dei lavoratori in provincia di Brindisi. Le tabacchine chiedevano il superamento del cottimo perché lavoravano da mattina a sera nei grandi magazzini dei proprietari terrieri per lavorare il tabacco. Le lavoratrici delle raccoglitrici di ulivo chiedevano l'aumento della paga perché negli anni 50 prendevano 300 lire al giorno, il valore del chilo di un chilo di olio, e poi chiaramente chiedevano maggiori diritti. Poi la lotta del caporalato, che è avvenuta negli anni 70-80, chiedeva soprattutto trasporti più sicuri, salari più certi, controllo del collocamento. La lotta della colonia, i coloni in provincia di Brindisi, tutta la zona sud, ma anche tutto il Salento, chiedevano maggiori riparti, chiedevano un rapporto diverso con i proprietari terrieri. Quindi da sempre, soprattutto nel mondo dell'agricoltura, il primo maggio è stato caratterizzato da grandi movimenti di lotta in tutti i comuni. Il primo maggio è stato significativamente importante nei grandi centri, ma anche nei piccoli. Si facevano manifestazioni in cui si coinvolgevano i partiti politici, i sindaci, le associazioni cattoliche, cioè quindi era un momento alto di confronto sul tema del lavoro. E io credo che ancora oggi, anche se non è possibile farlo nelle piazze, la riflessione sui temi del lavoro deve avvenire, perché noi dobbiamo dare in prospettiva anche immediata risposte importanti alle nuove generazioni, ai tanti laureati che si spostano dal sud, alle donne che non trovano lavoro. Quindi c'è bisogno che con la riflessione del primo maggio si possa dare risposte concrete ai cittadini che chiedono lavoro, alla gente che sta perdendo il lavoro, e quindi dare la possibilità a queste forze del lavoro che oggi sono in crisi di avere una risposta adeguata, soprattutto da parte del governo. Questo è l'auspicio più importante in una giornata come questa, cioè dare risposte concrete a chi non ha lavoro, a chi l'ha perso, e dare tutela soprattutto per chi lavora, perché ci sono tanti e tanti tanti morti sul lavoro. C'è bisogno di maggiore sicurezza, di lavoro più equo, lavoro anche meno precario, e questo è la parte, credo, più importante per un primo maggio che possa dare una risposta importante alle forze produttive, ma anche alla democrazia italiana, perché il lavoro è parte importante della Costituzione italiana. Allora, i soldi che ora guadagna a cosa le serviranno? Per il corredo. Per il corredo? Per completare la fine, insomma, del corredo. Ho capito. Allora, Anna, noi le facciamo tanti auguri.